Papa Francesco annulla la visita pastorale a Milano, annunciata solo un mese e mezzo fa e prevista per il prossimo 7 maggio. Deve fare fronte agli impegni del Giubileo e accogliere i pellegrini a Roma, fa sapere la Santa Sede. Se ne riparlerà nel 2017, quando a Milano potrebbe anche esserci un nuovo arcivescovo, poiché il cardinale Scola, a novembre 2016, compierà 75 anni e, come da tradizione, rimetterà il suo incarico nelle mani del Papa. Il sistema Sesto non esiste, o almeno così dice la sentenza di primo grado del processo chiusosi oggi a Monza. Tutti gli imputati sono stati assolti da tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste. Dopo 4 anni e mezzo di indagine e 3 di processo, crollano le accuse alla base dell'inchiesta della Procura per Filippo Penati, altri 9 imputati e la società Codelfa. Per Penati, la Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni. La maggioranza di Palazzo Marino si è spaccata su uno dei punti cardine del programma, ovvero la riqualificazione di 7 scali ferroviari ora in disuso. Un'area complessiva di oltre 1.200.000 metri quadrati che per metà sarebbe dovuta diventare edificabile e per l'altra metà trasformata in verde pubblico. Si cerca il salvataggio in extremis per il prossimo 17 dicembre, ma il rischio è che tutto venga congelato per la prossima amministrazione. L'onda emotiva della strage di Parigi partorisce un provvedimento di Regione Lombardia che vieta a chiunque di entrare in un edificio pubblico con il volto coperto. Peraltro, c'era già una legge dello Stato a stabilirlo, eppure il presidente Maroni grida alla conquista e al passo avanti. Buonasera dal TGN. Lo scorso 26 ottobre annunciavamo con particolare soddisfazione che nel 2016, più precisamente il 7 di maggio, Papa Francesco sarebbe venuto in visita pastorale a Milano. Stamane però colpo di scena, perché contemporaneamente l'arcivescovo di Milano Angelo Scola e la Santa Sede comunicavano che questa visita non ci sarà, almeno nel 2016. Sentiamo Anna Maria Braccini. La sua presenza, molto attesa, era stata annunciata poche settimane fa, ma non andrà così, perché Papa Francesco non verrà a Milano il 7 maggio prossimo. Ragione, i tanti e pressanti impegni per il Giubileo. Lo spiega al Museo Diocesano durante la conferenza stampa di presentazione, appunto dell'anno straordinario della Misericordia in Diocesi di Milano, che inizierà con l'apertura delle 9 porte sante domenica prossima, il Cardinale Scola, che anche lui lo ha saputo circa 2 giorni fa dalla Segreteria di Stato. Il Papa, per l'incremento enorme degli impegni che l'anno santo sta portando con sé, ha deciso di rinviare le visite pastorali in Italia durante il Giubileo, che comporta anche il trasferimento del viaggio già annunciato e programmato per il 7 di maggio del 2016 al 2017. E alla fine c'è tempo anche per una riflessione. Manterremo comunque come pellegrinaggio la data del 28 di ottobre, faremo 22 di ottobre di quest'anno, faremo il pellegrinaggio per l'anno santo a Roma di tutta la diocesi e riceveremo poi il Papa qui a Milano nel 2017, ovviamente adesso è presto per identificare la data esatta. Rimane invece certo e confermato il pellegrinaggio a Roma dell'intera Chiesa Ambrosiana. Io compirò 75 anni il 7 novembre dell'anno prossimo e darò la mia rinuncia. Dopodiché starò a quel che il Papa dice e come deve fare un bravo vescovo e un bravo prete. Quindi vediamo. Cioè, ad ogni buon conto la visita del Papa è la visita del Papa, chiunque sia vescovo lo accoglierà a braccia aperte. Dunque la possibilità che nel 2017 ci sia un altro arcivescovo a Milano ad accogliere il Papa, avete sentito dalle parole stesse del Cardinale Scola. Francesco è un Papa molto estemporaneo, probabilmente lui cambia il suo calendario e l'agenda spesso, comunque Milano, che venga nel 2016 o nel 2017, lo abbraccerà. Così il neoprefetto di Milano Alessandro Marangoni ha commentato il rinvio della visita di Papa Bergoglio a Milano, rinvio che visita che evidentemente coinvolge in primissima persona il prefetto e tutto il sistema di sicurezza della nostra città. Una importante notizia, l'avete sentita dai titoli, che farà discutere, se ne parlerà a lungo, perché il Tribunale di Monza
Oggi è assolto in primo grado Filippo Penati e altri 10 imputati dalle accuse legate al cosiddetto sistema Sesto. Il pubblico ministero aveva chiesto per l'ex presidente della provincia di Milano 4 anni e mezzo di reclusione. Sentiamo proprio il servizio di Massimo Scarinzi dove viene pronunciata la sentenza. Assolve Penati Filippo, Di Caterina Piero, Binasco Bruno, Moserro Norberto, Di Marco Massimo e Sarno Renato e De Vincenzi Gian Lorenzo dal reato di cui al capo G, vicenda A7 Milano Serravalle, perché il fatto non sussiste. Assolve Penati Filippo, Vimercati Giordano, Binasco Bruno, Moserro Norberto, Di Caterina Piero dal reato di cui al capo H, finanziamento illecito Codelfa, perché il fatto non sussiste. Il sistema Sesto non è mai esistito, lo ha stabilito oggi il Tribunale di Monza. I giudici hanno assolto con formula piena Filippo Penati e gli altri 10 imputati sul presunto giro di mazzette. Le accuse erano a vario titolo di corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Applausi in aula al momento della lettura del dispositivo della sentenza. Un duro colpo per la Procura di Monza e per i PM Macchia e Mapelli che lo scorso 7 luglio avevano chiesto al Collegio di condannare Filippo Penati a 4 anni e mezzo di carcere. Al centro dell'inchiesta il cosiddetto sistema Sesto, che ipotizzava un vasto e diffuso sistema di tangenti, un fiume di denaro che secondo l'accusa serviva a soddisfare le esigenze elettorali di Filippo Penati e dei DS milanesi. Un'inchiesta nata dall'indagine milanese sul caso Santa Giulia Montesiti. Gli inquirenti avevano scoperto una serie di fatture per operazioni inesistenti emesse da Piero Di Caterina, titolare della ditta Caronte, a favore del gruppo Rinascimento. Da qui una serie di perquisizioni a casa e nelle sedi della società dell'imprenditore, diventato assieme al costruttore Giuseppe Pasini il grande accusatore dell'ex sindaco di Sesto San Giovanni ed ex presidente della provincia di Milano. Penati si era invece avvalso della prescrizione in merito alle accuse di concussione per un presunto giro di tangenti legato alle aree ex Falc di Sesto San Giovanni. Io ho in questi anni ho soltanto avuto a cuore di rimettere a posto la mia onorabilità, cioè di avere davanti all'opinione pubblica la mia onorabilità. Io non sono corrotto, non ho mai fatto nulla contrario ai doveri della pubblica amministrazione, sono stato vittima di una grande ingiustizia che è durata 4 anni e mezzo. Se il titolo di questa sentenza è che il sistema Sesto non esisteva, ebbene la pensa in modo diverso il pubblico ministero Macchia, che ha sostenuto l'accusa durante il dibattimento. Non credo, ha detto il PM, non credo si possa sostenere che il sistema Sesto non esistesse. Gli imputati sono stati in parte assolti con formula dubitativa e il nucleo principale delle indagini, quello relativo alle maxi tangenti in cambio di permessi edilizi in aree ex Falc e Marelli, è stato sfasciato con la prescrizione intervenuta per via della cosiddetta legge Severino, cosa che ha reso più difficile tutto il resto. Il pubblico ministero ha affermato che si riserva di leggere le motivazioni dei giudici, che saranno pronte nei 90 giorni di legge, per poi valutare se impegnare o meno il giudizio, appunto, di primo grado. Ancora dalle aule dei tribunali, ha chiesto di patteggiare 6 mesi di reclusione convertibili con una pena pecuniaria il presidente del consiglio di amministrazione della Bracco Real Estate, ovvero Pietro Mascherpa, nell'udienza preliminare a carico, tra gli altri, di Diana Bracco, presidente di Expo 2015 e vicepresidente di Confindustria, accusata, Diana Bracco, di un'evasione fiscale da oltre 1 milione di euro che avrebbe commesso in qualità di numero uno del CDA della Bracco S.p.A. Nel corso dell'udienza, davanti al GUP di Milano Sant'Angelo, il pubblico ministero ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per Diana Bracco e per i due architetti di fiducia, per i suoi due architetti di fiducia, Marco Isidoro Pollastri e Simona Adele Calcinaghi. I difensori hanno invece chiesto il proscioglimento. Mascherpa, Pietro Mascherpa, è l'unico ad aver chiesto il patteggiamento e sull'entità della pena è già stato raggiunto l'accordo con il pubblico ministero. Rinvio al 12 gennaio, quando verranno prese appunto le decisioni sul patteggiamento e sulla richiesta di rinvio a giudizio. Ieri ne abbiamo dato notizia sommariamente, perché
era appena accaduto, che cosa? Che a Palazzo Marino si sciogliesse, si spaccasse, si dividesse la maggioranza che da quasi 5 anni governa appunto Milano. All'ordine del giorno una votazione sulla riqualificazione degli scali ferroviari. Ebbene, si sono fatti da parte Rifondazione, si è fatta da parte il radicale Cappato, il socialista Biscardini. Vediamo adesso che cosa succede. Maggioranza spaccata a Palazzo Marino, il piano sugli scali ferroviari che prevedeva la riqualificazione delle aree dismesse non è passato, il no alla delibera rischia di aprire una vera e propria crisi interna. La cronaca: nel corso della seduta il centro-sinistra va sotto per 2 voti, si esprimono contro il documento il presidente dell'aula Basilio Rizzo e Rifondazione Comunista insieme al socialista Biscardini e al radicale Marco Cappato, che votano insieme al centrodestra. Il piano prevedeva che nei 7 scali ferroviari, Farini, Greco, Lambrate, Rogoredo, Porta Romana, Porta Genova e San Cristoforo, su un'area complessiva di 1.231.000 metri quadrati, circa la metà sarebbe stata resa edificabile con nuovi progetti immobiliari, mentre l'altra metà sarebbe stata trasformata in verde pubblico. Troppo cemento per la sinistra radicale, che rivendica il diritto al dissenso e l'inutilità di costruire nuove case a Milano, considerate le migliaia di alloggi sfitti. Mi sforzo di essere coerente, non giudicare in base alle giunte che presentano il provvedimento. Questo provvedimento parte dal 2007, l'ho combattuto quando ero all'opposizione nella passata giunta, non vedo perché avrei dovuto votarlo in questa occasione. Nel merito, perché è un provvedimento che affronta le questioni urbanistiche in una chiave di spezzettamento del territorio senza avere una visione unitaria, e io penso che noi dobbiamo valorizzare le ultime risorse che ci restano, le poche aree disponibili che ci restano in città. La delibera avrebbe dovuto ratificare l'accordo di programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Ferrovie dello Stato. Ora servirà un nuovo iter, ma sembra davvero difficile che possa arrivare entro la fine della legislatura. Esulta il centrodestra, che parla di un voto che sul piano politico simboleggia la fine del centrosinistra. È stata una bocciatura politica a un accordo di programma arrogante, nel senso che poche persone volevano decidere sul destino di 1 milione di metri quadri di aree dismesse. Noi di Forza Italia siamo per le riqualificazioni, siamo per le rigenerazioni urbane, a una condizione: che restituiscano qualcosa alla città dal punto di vista sociale. PD e SL rimangono uniti e condannano la scelta di Rifondazione Comunista di chiamarsi fuori per logiche meramente elettorali. L'ex vice sindaco Ada Lucia De Cesaris, artefice del piano di riqualificazione, tuona su Facebook: così si ferma lo sviluppo, questa è una pseudosinistra, la coalizione è finita. Benedizione del presepe e accensioni delle luci dell'albero di Natale a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Il primo, lo vediamo, è un manufatto storico napoletano messo a disposizione fino all'8 gennaio dal Museo del Presepio di Dalmine, mentre l'albero proviene dal Parco del Ticino, dove sarà poi ripiantato. La benedizione, durante la cerimonia nel foyer dell'aura consiliare, è stata impartita dal responsabile dei servizi per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Milano, Don Walter Magnoni. Il presepe, ha detto il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, il presepe è patrimonio della nostra cultura e della nostra tradizione. Per dialogare con gli altri non dobbiamo rinunciare alla nostra identità, altrimenti non potremmo avere occasione e motivo di confronto. Ma oggi le luci su Palazzo Pirelli erano sì accese per il presepe, ma soprattutto perché è stato votato, non a Palazzo Pirelli, chiedo scusa, ma a Palazzo Lombardia, dalla Giunta, un regolamento in attuazione alla legge nazionale che impedisce di entrare negli ospedali e negli uffici pubblici a volto coperto. La legge c'era già, ormai credo che sia risaputo, e stiamo parlando della legge reale, addirittura del 1975, però Roberto Maroni in testa e la maggioranza compatta difende questo provvedimento, questo regolamento, e ne rivendica l'importanza. Guardiamoci il servizio.
Da oggi negli ospedali lombardi e in tutti gli edifici pubblici è vietato presentarsi a volto coperto. La giunta regionale ha approvato il regolamento in attuazione della legge nazionale già in vigore che vieta di girare senza poter essere riconosciuti. L'annuncio è arrivato questa mattina nel corso della conferenza stampa del dopo giunta, un provvedimento chiesto in modo particolare dalla Lega Nord dopo gli attentati jihadisti di Parigi. Con questo regolamento gli addetti ai controlli potranno vietare l'ingresso a chiunque indossi caschi o anche abiti tradizionali del mondo islamico più radicale come il burka. Sono le norme nazionali, ma specifichiamo, siccome nel regolamento non era specificato e come sapete meglio di me, quando non c'è scritto esattamente che cosa uno deve fare, poi spesso non si fa, non è scritto nel regolamento e quindi tu puoi il divieto di entrare, quindi tu puoi entrare. Adesso è scritto, quindi chi controlla l'ingresso negli ospedali, negli uffici pubblici, sa che se vede qualcuno che entra col volto coperto non lo fa entrare. Le comunità islamiche lombarde fanno rilevare che la legge era già in vigore e auspicano che questa nuova misura di sicurezza introdotta sull'ondata emotiva dei massacri di Parigi non abbia un carattere discriminatorio nei confronti delle donne musulmane. Questo è ovvio, quindi se una donna deve fare un qualsiasi tipo di visita è normale che debba scoprirsi una o più parti del corpo. Ecco, la considerazione... Per la sicurezza, assolutamente, io penso che la sicurezza venga prima di tutto nel rispetto appunto di quelle che sono il credo e la fede degli individui. Una decisione, per quanto demagogica, attuale, che farà sicuramente discutere. Per esempio, dice l'avvocato Alberto Guariso, esperto in materia di diritti e di immigrazione, un atto amministrativo non può incidere su una libertà costituzionale come la libertà di professare e manifestare la propria religione. E se si vogliono introdurre limiti per esigenze di sicurezza pubblica, bisogna farlo con una legge. E Guariso è l'avvocato che ha vinto numerose cause e procedimenti amministrativi in temi di immigrazione, uno dei responsabili dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Annuncia tra l'altro che presto faremo ricorso contro il nuovo regolamento del Pirellone. Torna da domani Love Design, grande evento a sostegno del Comitato Lombardia dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, reso possibile dall'impegno congiunto delle aziende leader del design italiano, di ADI e dei suoi soci, dei sostenitori e dei volontari. L'appuntamento sarà, come dicevamo, da domani a domenica prossima, 13 dicembre, dalle 10 alle 21, alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove per tre giorni saranno disponibili oggetti e accessori di design, ne vediamo alcuni, donati dalle aziende aderenti per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro. L'ingresso alla Fabbrica del Vapore è libero. Tutte le maggiori realtà del settore hanno aderito all'iniziativa mettendo a disposizione pezzi esclusivi delle proprie collezioni. Love Design, ideata nel 2003 dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, Comitato Lombardia e ADI, Associazione per il Disegno Industriale, ha permesso nel corso delle diverse edizioni di raccogliere oltre 1,5 milioni di euro, 1,6 milioni di euro. L'obiettivo per quest'anno è quello di formare i migliori talenti della ricerca oncologica del nostro paese, finanziando tre borse di studio triennali, ciascuna del valore di 75.000 euro, dedicati a giovani ricercatori italiani. La selezione verrà effettuata secondo i criteri di valutazione del rigoroso peer review AIRC. I nomi dei vincitori del bando verranno comunicati il prossimo gennaio. E con questa notizia, che è anche un invito ad andare a visitare la Fabbrica del Vapore fino a domenica, il TGN per questa sera si conclude. Adesso, come sempre, meteo, lo sport, Nova Stadio Sprint e poi, essendo giovedì, spazio ai motori e a griglia di partenza. Con il telegiornale ci rivediamo domani sera alle 19.15. Grazie.